Buongiorno a tutti, sono Daniela Leiguaglia, segretario della piccola industria e siamo qui per un nuovo momento di approfondimento con questo format del webinar che abbiamo scoperto e implementato in questo periodo di gestione dell'emergenza sanitaria. Abbiamo affrontato tanti argomenti, di cui alcuni molto tecnici, circa appunto i nuovi decreti che sono usciti, alcune normative specifiche, altri invece più di gestione, di managerialità, che permettono appunto di riuscire ad affrontare questo periodo in una maniera più positiva forse, ma sicuramente più pragmatica. Oggi, il tema di oggi, la resilienza, è un termine sicuramente molto utilizzato nell'ultimo periodo, ma riuscire a coglierne la vera essenza e soprattutto capire come questo elemento fondante anche proprio della natura umana può essere utilizzato in questo periodo non è così facile. Quindi abbiamo chiesto a una esperta di neuroscienze, la dottoressa Rosa Wellicheg, spero di aver correttamente pronunciato il cognome. Di aiutarci in questo momento proprio per riuscire a trovare quegli elementi che possono supportarci in questo periodo e che poi ci servono veramente quotidianamente. Quindi in questo momento magari ne sentiamo più l'esigenza, ma sono elementi che poi sono utili sempre. Ci darà una chiave di lettura importante, nuova, ma prima mi permetto di passare la parola al vice direttore dell'Unione Industriale di Torino, il dottor Riccardo Rosi, che è anche amministratore di Skillab, ente con il quale siamo prezioso partner in questa serie, in questo progetto, che come dire, ricade sotto il cappello più ampio delle competenze che non ci sono, un progetto finanziato dall'Unione Industriale di Torino e dalla Camera di Commercio, che aveva come obiettivo iniziale quello di trovare nuove competenze, nuove modalità e nuovi strumenti per le aziende in una fase, come dire, molto già dinamica. Con questa emergenza abbiamo utilizzato questo progetto per accelerare questo travaso di competenze e riuscire quindi a gestirlo meglio. Riccardo, lasciate la parola, perché altrimenti mi dite che dico sempre tutto io, quindi non va No, bene. grazie Daniela, come sempre sei oltre che molto brava ed efficace, anche un'ottima conduttrice. Per quanto mi riguarda, innanzitutto volevo salutare tutti, non so se avremo ancora occasione di incontrarci dal punto di vista virtuale per un augurio di buona Pasqua, quindi mi permetto di anticiparlo a tutti quanti quelli collegati. In effetti Daniela ha sottolineato come un'esigenza di ricerca che avevamo in maniera molto umile e senza avere la pretesa di fare delle scoperte particolari, ma avevamo attivato un filone di sperimentazione proprio rivolto alla difficile distillazione di nuove competenze in maniera nitida. Ormai le competenze sono così, come dire, trasversali e miscelate, nuove a volte nell'impostazione piuttosto che nell'utilizzo, che anche nell'altra attività, perché purtroppo ne ho parecchie, oltre a coordinare la task force e a fare il vice direttore e a seguire Skilla come amministratore delegato, se, seguo anche un impiego per Torino, per il network nazionale. E anche in questo caso abbiamo spesso avuto la difficoltà a far matchare le competenze o addirittura individuarle. E allora con questo metodo sperimentale volevamo provarle a far emergere e abbiamo avuto dietro la schiena un'onda, ci aspettavamo un'onda di qualche metro, invece abbiamo avuto nella schiena un'onda da mettere il surf e doverla cavalcare come fosse questione di vita o di morte. Ed è quello che ci stiamo apprestando a fare con questa metafora un po' ardita, perché effettivamente molti concetti, tra cui quello oggi della resilienza, se lo avessimo proposto 2 mesi fa, non dico che ci avrebbero riso dietro, ma avrebbero valutato con ben diversa attenzione. E così molti degli aspetti, alcuni dei quali del tutto innovativi. Io, per esempio, sto addentrandomi ormai da settimane, nella questione dei codici Ateco, che per mia fortuna,
essendomi occupato di norme tecniche in diversi passaggi della mia vita professionale, erano un concetto che conoscevo bene, ma vi assicuro che l'approfondimento sul campo che stiamo facendo sui codici Ateco era inimmaginabile fino a poco tempo fa. Questo è semplicemente la motivazione per cui la tavola l'abbiamo inforcata, ci siamo messi sopra, speriamo che l'onda non ci travolga e riusciremo a portare un po' di supporto alle aziende che hanno avuto da questo una testimonianza che insieme si può fare tanto e quindi anche se un po' più lentamente si può andare lontano. Con questo augurio lascio la parola a chi di dovere, passando da un contenuto generico a uno specifico. Ancora buon lavoro a tutti. Riccardo, io ho visto che è riuscito anche a collegarsi il presidente Giovanni Fracasso. Se comunque vuoi dare un saluto di benvenuto, oppure se preferisci poi facciamo direttamente la chiusura. No, io direi che partiamo. Perfetto. Partiamo direttamente, non vi rubo altro tempo, sono arrivato anche in ritardo. No, è già stato un disguido sugli orari, ma No problem. è arrivato così. Grazie. Allora, io lascio quindi la parola alla nostra esperta di oggi che ci inizierà a, nella parte iniziale, dare un pochettino più di definizioni per riuscire a capire bene di che cosa stiamo parlando, per poi approfondirlo e darci anche degli strumenti poi pratici che ognuno di noi potrà poi avere nel quotidiano. Rosa, ora mi taccio. Grazie. Grazie Daniela, sono molto contenta di questo invito di Skill Lab e di Piccola Industria perché mi dà l'opportunità in questo momento di grande sfida per tutti di rivedere alcuni concetti di resilienza, che è una competenza che tutti noi abbiamo, tant'è che vedo tante persone qui affacciate e se vedo tante persone qui affacciate vuol dire che questa resilienza, questa voglia di superare questa sfida c'è. Altrimenti non saremmo qui pronti ad acquisire nuovi strumenti. Quindi sono molto contenta di avere questa opportunità. Condivido con voi delle slide che accompagneranno questi 35-40 minuti. Mi auguro che abbiate preparato accanto a voi qualche foglio bianco e una penna perché vi farò fare un paio di esercitazioni. Non vi interrogo, promesso. Per questa volta non vi interrogo. Alla fine avremo l'opportunità anche di vedere tutte le domande che dovessero emergere in itinere. Quindi se avete delle domande, tenetele buone, le segnate nella chat e le gestiremo poi più avanti. Quindi, ecco, condivido. Perfetto. Così. Bene. Ecco, Rosa, come mi vedete, chiedono, sì. scusa, mi chiedono solo se puoi avvicinarti al microfono un pochettino, in modo che sia un po' più alta la tua voce. Sì, alzo il volume perché ho gli auricolari e quindi vediamo se c'è una possibilità. Alzo il volume, mi dite se poi funziona o meno. Ok, Grazie. intanto ho condiviso lo schermo e vedete tutti, sì, su questo e sono l'aspetto riscontro, ma se c'è qualche problema magari lo scrivete così. Come vedete il titolo di questo seminario, ho voluto rimarcare il concetto di perle della resilienza, perché la perla come qualcosa di prezioso che è all'interno della conchiglia e la resilienza che è qualcosa di prezioso all'interno di noi. Prezioso perché? Un po' per quello che ha anticipato prima Daniela. Vedete questo aforisma che ho scelto nel titolo, nella copertina, e nel pieno delle difficoltà risiede l'occasione favorevole, il che significa che andremo a valutare l'aspetto non positivo del dolore o di tutte le difficoltà, ma che cosa possiamo portarci a casa, quale apprendimento, quali occasioni favorevoli intese in questo senso. Non riesco a girare, vediamo. Sì, ecco. Quali obiettivi ho pensato per questa prima pillola formativa sulla resilienza? Beh, intanto acquisire o per chi le ha già andare a rinnovare
delle consapevolezze in merito alla resilienza, perché come dicevo sono convinta che ognuno di noi l'abbia già sperimentata quando abbiamo imparato a camminare, quando abbiamo superato degli ostacoli, e quindi vuol dire passare da un utilizzo della resilienza quasi inconsapevole a una consapevolezza che ci permette poi di utilizzarla e di andarla a ricercare e attivare quando ne abbiamo bisogno. E poi, come anticipato, anche la possibilità di fare degli esercizi, un paio di esercizi che ci permetteranno anche di portarci a casa uno strumento da utilizzare subito. Macro argomenti, un significato delle funzioni, a cosa può servire la resilienza, e poi vedremo la resilienza connessa a tre concetti. Uno, il concetto di motivazione. L'altro, valutazioni cognitive e resilienza, quali connessioni ci sono, e poi parleremo, come strumento anche operativo, parleremo di neurosemantica, cioè gli ultimi studi delle neuroscienze su come il linguaggio possa attivare delle energie utili da utilizzare in questo percorso di resilienza. Ecco una cosa, come anticipato dal dottor Rosi, la parola resilienza ci richiama in un contesto di scienze tecnologiche all'idea di un materiale che in quanto resiliente riesce a resistere a degli urti senza rompersi, senza spezzarsi. Questo per quanto riguarda, noi l'abbiamo mutuato nel mondo delle scienze comportamentali, e a me piace l'idea di pensare alla resilienza che deriva dal termine risaglio. Risaglio, che dal latino vuol dire la capacità di risalire su una barca rovesciata. Ecco, pensate a quanta energia, a quanta perseveranza, a quanto sforzo debba esserci per arrivare a raggiungere un obiettivo come questo. E voglio connettermi anche al concetto di risaglio che propone uno dei maggiori studiosi di resilienza, che è Pietro Trabucchi. Lui definisce la resilienza come la capacità di persistere. Questo verbo lo riprenderò dopo. Quindi persistere nel perseguire degli obiettivi sfidanti, fronteggiando in maniera efficace le difficoltà e gli altri eventi negativi che si incontreranno sul cammino. Che cosa si intende per maniera efficace? In maniera efficace che a uno sforzo poi possa corrispondere un risultato. Perché ho sottolineato il verbo persistere? Persistere vuol dire provare a risalire su questa barca e, se non ci riesco una prima volta, trovare dentro di me la motivazione per riprovarci, l'energia per riprovarci. E quindi vedete come il primo concetto di cui parleremo, che è il concetto di motivazione a servizio della resilienza, venga fuori proprio da questa prima definizione. Motivazione, se pensiamo ad esempio alla motivazione che noi abbiamo avuto come genere umano, riusciamo a comprendere il perché degli studi di epigenetica. Allora, se noi osserviamo dove siamo oggi e il nostro percorso evolutivo, e ripercorriamo la nostra storia, vedremo, rivaluteremo tutte le guerre che abbiamo affrontato, tutte le carestie, tutte le catastrofi naturali e non che siamo stati in grado di superare. E quindi andiamo a identificare dentro di noi quella perla di resilienza che esiste in noi. La bella notizia che ci ha dato l'epigenetica, che è lo studio proprio di come le variabili che noi a portare i nostri geni in conseguenza dei comportamenti resilienti e che siamo in grado di trasmettere alle generazioni che vengono dopo di noi. Quindi il discorso di resilienza come una nostra capacità di affrontare, di vincere le sfide, oggi è sempre più anche dimostrata e studiata da questa nuova scienza che è l'epigenetica. Torniamo al concetto di resilienza collegato alla motivazione. Guardate come ho scritto motivazione. Motivazione, ciò che mi muove all'azione. E osservate questo bambino e provate a ricordare voi, noi, come eravamo da bambini, quando abbiamo imparato
a camminare. Cos'è che ci muoveva all'azione? Era il desiderio di imparare, di crescere, di acquisire autonomia. E questa è proprio una delle leve più importanti della motivazione. Come esseri umani abbiamo pochi comportamenti preformati, pochissimi. Questo può essere uno svantaggio perché abbiamo bisogno di accudimento nella nostra infanzia. È però un vantaggio se si pensa che questo ci rende abili ad acquisire nuove competenze, quindi ad acquisire nuove connessioni, nuovi comportamenti efficaci. Quindi la motivazione vista come un desiderio di renderci autonomi e di imparare nuove cose, nuove connessioni che ci aiutino a renderci più autonomi. Ecco, quest'altro aforisma di Winston Churchill l'ho trovato fantastico a descrivere l'immensità di questa nostra capacità. Ci sono tre grandi cose al mondo: gli oceani, le montagne e una persona motivata. Questo dà l'idea, con la forza degli oceani e delle montagne, di quale forza abbiamo in noi. Quando ci sentiamo scoraggiati, quando gli eventi ci sembrano più grandi di noi, quando crediamo di essere vittime degli eventi, di non poter fare nulla, pensare invece come nei nostri geni ci sia scritta la possibilità di apprendere un nuovo modo di affrontare le situazioni, questo ci può essere di aiuto. Ecco, quali sono le principali attività che mi fanno anche affrontare grandi sacrifici per raggiungere un obiettivo, per superare una difficoltà, per affrontare una sfida. Una delle più grandi capacità motivanti è proprio quella di sono motivato quando io posso svolgere delle attività che mi permettono di crescere, di dimostrare che sono capace, di dimostrare che posso essere d'aiuto. Sono meno motivato quando ho delle attività che mi vengono proposte che io non condivido, delle sanzioni o anche dei premi che comunque sono esterni da me. E quindi già distinguiamo due concetti, quello di automotivazione, che è la mia voglia di crescere, di dimostrare quanto posso essere abile ad essere autonomo, dall'altra parte una motivazione che a volte dobbiamo dare agli altri, no? Dobbiamo in qualche modo proporre, attraverso quali stimoli. E cosa ci può essere ancora di efficace rispetto ad alimentare questa motivazione, questa resilienza? Gli studi di Albert Bandura ci parlano di un altro strumento, che è l'autoefficacia. Lo dice la parola stessa, autoefficacia. Lui dice che l'alta sensazione di autoefficacia fa sì che nell'obiettivo che io voglio raggiungere, nella sfida che voglio affrontare, io abbia una alta aspettativa di successo. E se io ho una alta aspettativa di successo, metto maggiore impegno in quelle che sono le prestazioni per raggiungere questo obiettivo. Pensate alle conversazioni che noi adottiamo con noi stessi quando siamo un po' scorati, un po' scoraggiati, un po' stanchi, quando abbiamo provato a risalire tante volte sulla barca e siamo un po' stremati. Che cosa ci diciamo? Adesso non posso sentire le vostre voci, ma immagino che una di queste, una delle conversazioni interiori sia: non ce la faccio più. Ma come faccio con queste avversità? Ma io non ho mai avuto tutta questa energia, non ce l'avrò mai. Ecco, pensate se queste parole, e quante volte le diciamo nell'arco della giornata, soprattutto in questi periodi, come possano promuovere l'autoefficacia. Vedremo poi cosa ci dice la neurosemantica. Ci dice che ci sono delle parole che vanno ad evocare emozioni positive o negative e che possono così aumentare o diminuire l'energia che noi possiamo mettere a servizio delle sfide da affrontare. Voi pensate ad esempio a una forchetta che raschia forte su un piatto.
Vi viene un senso di brivido, di fastidio o il gesso che stride sulla lavagna? Non vi viene un po', vi sembra quasi di sentirlo, di vederlo qui, vi dà fastidio. Ecco, eppure qui non ci sono né forchetta, né piatto, né lavagna né gesso. Le parole che utilizziamo vanno ad evocare delle immagini mentali legate a emozioni positive e negative che vanno poi a trasmettersi nella nostra motivazione, nel nostro senso di autoefficacia. Quindi abbiamo anticipato già qualche pillola di comunicazione. Un altro elemento che può essere utile, su quale possiamo appoggiare la nostra resilienza, che può nutrire la nostra resilienza, è locus of control, così come lo aveva chiamato James Rother. Che cos'è? È un senso di controllo interno o, in alternativa, un senso di controllo esterno. Cosa intendo? Il locus of control interno è l'idea che io abbia dentro di me le risorse per affrontare e gestire la sfida, la realtà che mi si presenta davanti. Locus of control esterno invece è un altro modello mentale che scarica all'esterno tutte le responsabilità e scaricandole all'esterno mi rende vittima da una parte della situazione, non sono io che ho creato il coronavirus, non sono io che ho creato la crisi aziendale, ma è vero che io mi scarico della responsabilità, ma mi scarico anche del potere di fare qualcosa per affrontare. Quindi il locus of control interno è riferito a quel senso di responsabilità intesa non come colpa, che è colpa mia, ma come abilità a rispondere, responsabilità. Se io mi sento abile a rispondere, intendo dire che mi sento parte del problema, non l'ho causato io, ma mi sento parte del problema, la mia conversazione interiore sarà: anziché cosa posso fare, è impossibile, la mia conversazione sarà cosa posso fare in questa situazione sfidante per. Ecco che cambia anche qui questo tipo di pensiero, questo tipo di modello mentale va a cambiare l'energia che io metto a servizio. Quando parlo di energia parlo di impegno, parlo di motivazione. Motivazione, voglia di muoversi verso quell'azione per il superamento dell'ostacolo. Quindi abbiamo parlato già due o tre volte, abbiamo nominato quello che è il concetto di occhiali, di costrutto mentale, il concetto di punto di vista. Punto di vista, oppure chiamiamolo qui una valutazione cognitiva. Valutazione cognitiva di cosa? Beh, per esempio, della sfida che stiamo affrontando. Ho qui rappresentato un bicchiere, sempre lo stesso bicchiere, ma a seconda degli occhiali che indosso posso vedere il mezzo bicchiere pieno o il mezzo bicchiere vuoto. Il bicchiere è sempre lo stesso. Vedere il mezzo bicchiere vuoto o pieno dipende dal modello mentale che io ho del mondo. E fa sì che io mi colleghi a un tipo di emozione, a un tipo di azione e che arrivi a risultati diversi. Vedere il bicchiere mezzo pieno non vuol dire che va bene la crisi, non vuol dire che il coronavirus è bello e che è bello il dolore, ma vedere il bicchiere mezzo pieno è spostare l'attenzione su ciò che posso fare, non su ciò che non posso fare. Ci sono degli studi di neuroscienze che dicono che il nostro cervello è più allenato a rilevare nelle situazioni, nelle persone, nella nostra giornata, nel nostro tempo, le cose che non funzionano. Addirittura parlano di una percentuale tipo l'80% dei nostri pensieri rivolti a quello che non funziona in un dato evento, in una situazione. E se noi abbiamo questa propensione, perché nel tempo ci è servita, cioè noi solo da pochi millenni viviamo in un mondo civile, abbiamo vissuto prima come esseri umani, siamo sopravvissuti in condizioni molto, molto sfidanti, diciamo.
Ecco perché noi avevamo più l'attenzione a guardare, a stare attenti, a gestire, no? A rilevare quello, i pericoli intorno a noi. Ma oggi quell'80% di pensiero negativo non è più utile, non è più funzionale. Oggi ci ritroviamo a dei cambiamenti continui, a dei cambiamenti repentini. Quella modalità di pensiero rivolta all'80% a quello che non funziona, a quello che non possiamo fare, a quello che è responsabilità di altri fare, non ci aiuta a cavalcare questo cambiamento. Cavalcare il cambiamento vuol dire lasciare la nostra bella zona comoda, la zona di comfort, essere pronti a fare un passo là dove c'è un po' di rischio, ma dove io ho l'opportunità di apprendere qualcosa di diverso. Mi faccio ridere, io mi sento molto fuori dalla mia zona di comfort oggi, perché è uno dei miei primi webinar. Eppure per me è una grande possibilità anche di apprendimento, di qualcosa di nuovo, di qualcosa di una competenza che avevo, che comunque allarga la mia competenza. Quindi, il sistema cognitivo di un comportamento resiliente scopre opportunità reali, non si inventa fantasmi consolatori. Pietro trabocchi. Questo vuol dire, in una situazione di crisi, non sto a dire, il canto di Pollyanna, va tutto bene, come sono contento. Non va bene, non sarò contento, ma quali opportunità ho bisogno di inventarmi per uscire dalla mia zona di comfort, per ampliare la mia zona di comfort e superare, cavalcare l'onda, come dicevate prima. Vuol dire cambiare modello mentale. Osservate queste due persone, stanno guardando lo stesso oggetto, e lo stesso oggetto per uno è un 3, 3 barre, un numero 3, per l'altro un 4. Secondo voi c'è un giusto e uno sbagliato? No, dipende. Se vi spostate sulla parte destra vedrete 3 barre per terra, se vi spostate sulla parte sinistra ne vedrete 4. Le opinioni, le valutazioni cognitive, come le abbiamo chiamate, non sono vere o false. Sono delle valutazioni cognitive che noi abbiamo bisogno di fare per decidere che comportamento adottare, quale azione scegliere. Se questo comportamento non mi porta al risultato che voglio, ho bisogno di cambiare occhiali e di vedere la stessa cosa con gli occhiali di qualcun altro, con gli occhiali da un'altra posizione percettiva. Ed è così che mi si aprono delle possibilità di azione. Cerco un'opinione non vera o falsa perché non esistono, ma opinioni che mi possano aprire possibilità di azione. Quindi tornando al concetto di resilienza, la capacità di andare a cercare nuove opinioni che ci aprono possibilità è una delle capacità resilienti che sviluppano, che allenano la nostra capacità. Quando sentiamo qualcuno che vede soluzioni diverse dalle nostre davanti a un problema, davanti a un ostacolo, davanti a una sfida, generalmente abbiamo difficoltà ad ascoltarle queste soluzioni. Perché? Perché siamo talmente convinti, le nostre convinzioni, le nostre valutazioni cognitive si basano su dei fatti che abbiamo valutato, elaborato, pesato. Abbiamo difficoltà a lasciare andare le nostre opinioni. L'invito per accrescere queste capacità resilienti, invece, di essere più flessibili in questo senso, di essere più pronti a ristrutturare il pensiero, più pronti a confrontarci con qualcosa che è diverso. Flessibili, non spezzarci, come dice la parola resilienza, non spezzarci, essere flessibili per trovare quel modello mentale che ci può essere più d'aiuto. Pensate esempio come, non so se qualcuno di voi già ne ha sentito parlare, di questo atleta Roger Bannister, che nel 1954, convinto di poter superare un limite che mai nessun essere umano aveva superato, riuscì a entrare nella storia dell'atletica. Lui era, oltre ad essere un atleta, era anche laureato in fisica e andava un po' controcorrente, sino a quell'anno nessun atleta era riuscito a correre un miglio in meno di 4 minuti. E voi pensate da quanti anni, c'erano già le Olimpiadi, i greci, i romani, insomma, ormai era diventata una convinzione che questo limite non si potesse superare.
Qui fa i suoi studi e ha una credenza diversa, ha una valutazione cognitiva diversa, che poi vedremo si rivelerà anche efficace, che funziona. Lui crede che l'essere umano possa. Di conseguenza, avendo questa valutazione cognitiva diversa, incomincia a allenarsi in modo diverso, ad agire un comportamento diverso. E agendo un comportamento diverso, riesce a superare questo limite, ma pensate, solo di 6 centesimi di secondo. Quindi riesce a correre questo miglio, mi sembra, in 3 minuti, 56 secondi e 4 centesimi di secondo. Sapete cosa successe? Che 2 mesi dopo, questo limite che nessuno aveva mai vinto, superato prima di lui, fu superato da John Landy e poi da tanti altri. Quindi questo è un esempio di valutazione cognitiva efficace. Quindi riportando su uno schema quanto detto sinora, come vedete, chiamando evento il problema, la difficoltà, la sfida che noi stiamo vivendo, e ho messo tra parentesi anche uno stressor, perché quando la percepiamo, quando nella nostra valutazione cognitiva noi la percepiamo come una cosa più grande di noi, come una cosa sulla quale non abbiamo alcun potere, la viviamo come elemento che può portarci un alto livello di stress, quel di stress che poi va a, diciamo, a condizionare anche la nostra salute psicofisica, oltre che la nostra motivazione e capacità di resilienza. Dato un evento stressor, io indosso i miei occhiali, punto 2, faccio la mia valutazione cognitiva. La valutazione cognitiva che io faccio è diversa da quella che può fare un altro nella stessa situazione. Immagino che tutti voi conosciate persone che davanti a una piccola difficoltà, non trovo gli occhiali in borsa, sembra che sia successa la più grande strage, persone che sopravvivono a delle catastrofe naturali come se niente fosse, non dico come se niente fosse, ma con una certa facilità. Quindi la valutazione cognitiva è una cosa molto soggettiva ed è quella che va a determinare la mia reazione emozionale, e quella reazione emozionale a catena scatena la mia risposta comportamentale e fisiologica, dalle quali poi dipende il risultato che io ottengo o non ottengo. Quindi la mia capacità nel momento in cui oggi sto facendo delle cose per affrontare questa sfida e non sto ottenendo ciò che desidero, ciò di cui ho bisogno, vuol dire che quella valutazione cognitiva non è efficace, non mi serve, non è funzionale al raggiungimento dell'obiettivo. Io ho bisogno di ritornare indietro e di andare a ristrutturare il mio pensiero. Ma come mai ci sono valutazioni diverse rispetto a lo stesso evento? Ecco, non ho approfondito molto questo aspetto, è molto vasto. Vi do 2 pillole di riflessione, giusto per ripassarlo, perché sono sicura che conoscete già questo aspetto. Ripassarlo e rifocalizzarci, secondo me, è importante. Quando noi riceviamo degli stimoli dalla realtà, il nostro cervello non è in grado di processare tutti questi stimoli. Addirittura ho letto da qualche, non ricordo più su quale testo, che riceviamo qualcosa come 2,4 milioni di bit di informazione al minuto e siamo in grado di processarne solo 300-500. E quelli che processo io sono diversi da quelli che processa il mio collaboratore, il mio collega, il mio capo, il mio cliente. Quindi lo stesso evento può produrre valutazioni cognitive diverse. Cos'è che determina il fatto che qualche dato se ne vada? Il fatto che la nostra percezione umana è vulnerabile, facciamo cancellazioni, facciamo generalizzazioni, operiamo delle distorsioni della realtà. E a volte vediamo quello che ci aspettiamo di vedere. E facciamo un esempio, non sento cosa mi rispondete, ma vi chiedo di seguire questo esercizio. Allora, intanto questo è un cubo, siamo d'accordo? Quando vi chiederò di guardare solo una delle 6 facce, vi chiederò di guardare la facciata anteriore, intendo questa colorata di grigio. Si vede? Daniela, fammi un sì che ti vedo. Ok, si vede.
Quando vi chiederò di guardare solo la facciata posteriore, intendo quella che vedete sullo sfondo del cubo, d'accordo? Bene. Adesso guardate questo cubo e del cubo guardate solo una delle sei facciate, quella posteriore. Guardate solo quella posteriore senza distogliere lo sguardo. Cosa succede? Succede che questa facciata viene in primo piano. Qualcuno non lo vede subito, sono sicura che lo vedrete, qualcuno lo vede prima. Quando vi ho in aula, tutti davanti, c'è qualcuno che alza la mano, io la vedo, io no. E qui non ho un vostro riscontro, ma sono certa che qualcuno già la vede e qualcuno magari no. Mi si è ribaltato il cubo. Si è ribaltato, cosa vuol dire? Che è avanzato in primo piano l'aspetto che io avevo focalizzato, è corretto? Assolutamente. Esatto, la facciata posteriore è diventata anteriore. Esatto. Posso dire la prospettiva è cambiata. Sì. La mia prima reazione è stata, è lei che ha fatto click sulla slide in avanti. Giuro, giuro in giuretto, no. No, ecco. Ne sono sicura. Visto che parliamo di percezione umana, parliamo di vulnerabilità, ecco, quando noi di una situazione, immaginate che il cubo sia una situazione, un problema, o che sia una persona. Io di questa persona, di questo problema, mi faccio un'idea, cioè faccio una valutazione cognitiva. Vuol dire che decido, quella persona è così. Vuol dire che di quella persona sto guardando solo quell'aspetto che io ho visto, che io ho valutato che ci sia. E se io guardo solo quell'aspetto che ho valutato, mi perdo tutto il resto e quello che ho valutato della persona emerge. Quindi, se io continuo a vedere una minaccia, solo una minaccia, in una sfida, in un problema, quello continuerà a tornare alla mente, offuscherà le opportunità, mi offuscherà le altre cinque facciate. Ce ne sono tanti altri di esercizi da fare così. Avremo magari occasione nei prossimi webinar di lavorare anche su questo. Quindi, ricapitolando, che cosa vedono i nostri occhi? Vedono quello che la mente ha permesso loro di vedere. Se io mi concentro solo su una cosa, quello emerge e di 2,4 milioni di bit di informazioni ne vedo 3.500 che sono quelle che io ho in qualche modo indirizzato. Bene, è giunta l'ora di parlare delle soluzioni. Cosa fare? La nostra mente funziona così. Funziona così perché abbiamo bisogno di dare un significato alle cose. Qualche volta il significato che diamo alle cose non ci serve, non è utile a raggiungere il risultato. Quindi, che cosa possiamo fare? Possiamo ristrutturare cognitivamente, cioè cercare un'altra opinione. Trovare un senso, un significato, rende molte cose sopportabili. Forse tutte quante diventano sopportabili. Trovare un senso anche quando abbiamo un dolore da affrontare, anche quando questa difficoltà ci crea un grande sfinimento. Lo so che è difficile, eppure è proprio questo. Il senso c'è. Non lo vediamo perché siamo offuscati da questo dolore, non lo vediamo perché il nostro cervello funziona così, ma vi ricordo, il nostro cervello sa apprendere, sa allenarsi, sa cambiare. Pensate a Rita Levi Montalcini, quante connessioni nuove ha creato sin dall'ultimo giorno della sua vita che è stata in laboratorio. E ho trovato un'immagine rappresentativa di questo trovare un senso. Una metafora sportiva che non è una metafora, è una metafora vivente. Non aggiungo altro. L'immagine parla da sola. Bene, adesso vi faccio fare un esercizio. Carta e penna, tutti pronti? L'avete individuata quella valutazione cognitiva che in questo momento vi sta trattenendo dal fare azioni straordinarie, cioè che ancora non avete fatto e che chissà potrebbero portarvi al risultato che desiderate. Potrebbero facilitare il raggiungimento degli obiettivi? Se non l'avete fatto, vi chiedo di farlo adesso. Quindi, in merito a un evento specifico, identifico una mia valutazione cognitiva non efficace, cioè che non ha prodotto o non mi sta producendo il risultato atteso. Una volta che l'ho individuata, ristrutturo cognitivamente questo evento
al fine di attivare azioni o comportamenti più produttivi per il raggiungimento dei miei obiettivi. Guardo l'ora, vi lascio un minuto per farlo. So che è poco. E un minuto per mettere un accenno e poi, in un secondo tempo, però vi chiedo di darvi un tempo, una scadenza, farlo con calma a casa in un momento in cui avete uno spazio anche emotivo per andare a cercare di fondare diversamente con altri fatti o rivedere con occhiali diversi quella valutazione cognitiva non efficace, quel fatto. Davide piange sempre. Il minuto è passato. Se volete protestare, fatelo subito, se no vado avanti. Ok? Bene. Adesso parliamo di questa magica connessione, parliamo di neurosemantica, la connessione tra parole, parole che ci danno energia, parole che ce la tolgono, parliamo di dieta linguistica. Vi ho già anticipato prima come la neurosemantica stia studiando gli effetti che le parole hanno sulle nostre emozioni e quindi sul condizionare l'energia che noi mettiamo a servizio di sfide, della motivazione, eccetera. Hanno fatto degli studi su questi, trovo interessanti, poi magari vi manderò una bibliografia che è molto ricca su questi temi. Ecco, chi ha studiato, un grande studioso di neurosemantica, del potere del linguaggio sulle nostre azioni, sui nostri comportamenti, eccetera, è Paolo Borsacchiello. E lui spiegava questo potere delle parole, ce ne sono stati fatti degli studi, hanno fatto vedere un filmato a tre gruppi di persone. Il filmato era lo stesso. Tutti e tre i gruppi. Era un filmato che riproduceva un incidente fra due auto. A un gruppo di persone hanno chiesto a che velocità si sono scontrate queste due auto. All'altro gruppo hanno chiesto a che velocità sono entrate in collisione. All'altro gruppo a che velocità si sono urtate. Quindi, stesso filmato utilizzando tre parole diverse: urtate, entrare in collisione, scontrarsi. Provate a immaginare. La media percepita aveva una variazione del 20%. Questo significa che utilizzando una parola o un'altra, noi possiamo produrre un risultato del 20% più alto o più basso. Possiamo aumentare l'efficacia della nostra comunicazione, delle nostre azioni, della nostra comunicazione in questo caso intrapersonale, le conversazioni che noi ci facciamo. Quindi vediamo. Sfidante per me scegliere tra le tante parole potenzianti quelle che da lasciarvi oggi, visto anche il tempo che abbiamo a disposizione. Quindi se ci sono poi alla fine delle parole che voi volete aggiungere a quelle che io vi propongo come parole energetiche, parole potenzianti, fatelo, mi fa piacere condividere con voi. Allora, immaginate che il riquadro nero sia l'ostacolo. E vediamo come possiamo porre con le parole l'ostacolo dietro, a fianco o avanti di noi. Se io dico sì, si può fare in questo modo, ma c'è un problema, dove me lo immagino il problema? Me lo immagino davanti a me. Quindi tra me, a metà strada tra me e l'obiettivo. Se io anziché il ma utilizzo la connessione e, la frase diventa si può fare e c'è un problema. Ecco già che il problema si sposta da avanti a fianco a me. Ecco che mi si libera
uno spazio emozionale, vedo il mio obiettivo, vedo, non ho più un ostacolo davanti, ma posso fare di meglio, posso dire, si può fare anche se c'è un problema. Ed ecco che abbiamo messo dietro di noi questo problema. Altre parole depotenzianti. Forse, però, magari, sì, posso fare questo, però, sì, forse posso fare questo, però, posso fare questo, magari. Quanto potere dà, quanta energia dà a ciò che io mi propongo di fare? Un po' pochino, siete d'accordo? La stessa cosa con tutte queste frasi che vi propongo. Quanta energia ci danno, tanta o poca? Spero di riuscire. Cercherò di fare il possibile, mi auguro di poter riuscire a, se mi impegnerò forse riuscirò a, probabilmente ce la posso fare. Sono tutte parole efficienti perché dicono quello che voglio dire, ma non efficaci perché riducono l'efficacia della comunicazione alla mia motivazione, alla mia resilienza, alla mia voglia di affrontare e allenare il raggiungimento del mio obiettivo. Come vedete nel primo riquadro in alto ci sono anche i condizionali. Noi italiani siamo molto affezionati ai condizionali. Li utilizziamo come formula di gentilezza e di cortesia. Vorrei, cercherei, farei, potrei, ma riducono l'efficacia e la forza che noi possiamo dare come comando al nostro cervello quando decidiamo di intraprendere una strada. Quindi è preferibile l'indicativo presente. Voglio, mi impegno. Vediamo degli esempi di trasformazione, di frasi, diciamo che hanno poca energia, che ci danno poca energia e che ci appiattiscono, come vedete dal disegno, a frasi che invece ci fanno vedere il sole anche in una giornata di pioggia. Anziché dire, ah, devo fare questo, il devo a cosa è connesso? All'idea di costo, di sacrificio, di peso. Se io invece dico voglio, scelgo di fare questo, sono consapevole che se davvero non volessi fare quella cosa, potrei benissimo non farla. Se la faccio è perché ho un beneficio. Quindi quando dico scelgo, voglio, do spazio anche a questo beneficio, quindi do spazio al mio bicchiere mezzo pieno. Voglio è la consapevolezza, quando ad esempio dico devo andare a lavorare, devo, altro, volendo potrei rimanere a letto a dormire. Qual è il costo che pagherei? Sono disponibile a pagarlo questo costo? Quindi quando mi impegno fuori dalla mia zona di comfort, che faccio un po' fatica, anziché dire devo imparare a usare Zoom, dico scelgo, voglio imparare a usare Zoom. Idem con non riesco. Se io dico non riesco, quale comando mi do? Se io lo sostituisco con farò di tutto per. Ok? Questa situazione mi fa sentire, o meglio, in questa situazione io mi sento. Ecco, qui mi fermo un attimo. Che differenza c'è? Nella prima sono vittima e la situazione che mi fa sentire, locus of control esterno, sono vittima della situazione. Quando io dico in questa situazione io mi sento, mi prendo la responsabilità di leggere la situazione in un certo modo e di conseguenza di sentirmi, non perché la situazione mi fa sentire così, perché se io cambio chiavi e cambio valutazione cognitiva, posso anche decidere di sentirmi diversamente. Non c'è niente da fare, oppure cosa posso fare? Non ce la farò mai, oppure occorre molto impegno? E devo spostare questo? Ed energia e lavorerò sodo. Anche è colpa mia, non ci fa bene. Se io passo vicino a Daniela, che è l'unica che vedo e quindi me la prendo con lei, se io passo vicino a Daniela, che mi sta molto antipatica, e le pesto un piede, allora è colpa mia. Ma se io passo vicino a Daniela e mi sta tanto simpatica e l'ho fatto inavvertitamente, non è colpa mia, è mia responsabilità. Errare è umano.
Quando sbaglio è mia responsabilità, lo riconosco, mi lascio lo spazio di fare diversamente per apprendere, ma se dico è colpa mia, mi tolgo energia per fare diversamente. E adesso ancora un compito, l'ultimo, prima di chiudere. Avete individuato alcune espressioni tra quelle viste prima che io ho chiamato ipocaloriche, perché non ci danno tanta energia, eh? Non danno tanta energia alla resilienza. Ne avete individuata qualcuna? Allora vi chiedo di scriverle, perché se le scrivo e le ho davanti, la prossima volta che le pronuncerò, magari mi scapperanno, ma sarò consapevole di averle pronunciate e mi sarà facile poi, a forza di sviluppare questa, allenare questa consapevolezza, di sostituirle con espressioni che hanno più potere calorico a servizio della nostra resilienza. Un minuto, non di più. Torno anche un pochino indietro, così vi faccio vedere un po' delle cose, ok? Bene, che cosa fare adesso con le parole che avete individuato? Beh, intanto queste slide le riceverete, quindi potete fare un ripasso a casa. Una volta che le ho individuate, decido e posso scrivere come sostituirle. Posso sostituirle anche con delle parole potenzianti diverse da quelle che ho messo io. Insomma, potete scegliere quelle che sono più potenzianti ed energizzanti per voi. E esco dalla mia zona di comfort, vado a creare nuove connessioni che aiuteranno e rinforzeranno la mia resilienza. Chiudo con questa slide dove voglio rivedere con voi tutti gli aspetti che abbiamo analizzato. Intanto abbiamo visto che una delle componenti della resilienza è un ottimismo realistico, che è la capacità di leggere gli eventi negativi come temporanei, come circoscritti. Secondo punto, il senso del controllo, controllo interno o controllo esterno. Ritenere di avere controllo sulla nostra vita ci aiuta a sviluppare il senso di autoefficacia che ci serve per fare il pieno per la nostra resilienza. Motivazione, motivazione nel voler raggiungere i nostri obiettivi, gli obiettivi prefissati. Abbiamo parlato di elementi di motivazione che sono trovare quella motivazione attraverso la capacità di riuscire ad essere autonomi, la capacità di raggiungere l'obiettivo. Abbiamo parlato di propensione al cambiamento come flessibilità, come capacità di ristrutturare il nostro pensiero, la capacità di individuare qual è la valutazione cognitiva che non ci serve più, individuarne delle altre, confrontarci, ascoltando. E la perseveranza che è il sbucciarsi le ginocchia quando ci cadiamo e poi rialzarci per imparare a camminare, per affrontare la sfida. La perseveranza è intesa anche come continuare ad alimentare la speranza durante le sconfitte. Sono certa che questi strumenti, se utilizzati, potranno portarci un po' fuori dalla zona di comfort. Vi ho dato degli strumenti che sono opinioni, sono valutazioni, non sono fatti, non sono dogmi, sono delle valutazioni frutto di studi
che potete tenere o decidere di lasciare andare, quelli che decidete di tenere perché diventino nostri, perché diventino vostri, bisogna metterci tanto impegno e tanta motivazione per agirli e per uscire quindi dalla nostra zona di comfort. È quello che vi auguro con tutto il cuore, di riuscire ad impegnarvi a fare questa ennesima fatica, di intraprendere un cammino con nuove azioni che vi possano portare esattamente dove voi desiderate andare. E adesso spazio alle vostre domande, mi faccio aiutare da Daniela. Allora, io ringrazio intanto per, come dire, questo excursus che mi rendo conto non essere stato facile preparare ed organizzare, perché abbiamo dato un tempo limitato e le tematiche sono decisamente importanti e profonde, quindi non è così facile riuscire a cogliere un filo che riesca a toccare un pochettino tutto lo sviluppo del pensiero e della come dire, creazione di quella che è la reazione nostra a avvenimenti piccoli o grandi che questi che si possono essere. Io appunto ricordo, come diceva Rosa, che c'è la possibilità di fare delle domande su questo. Chiedo magari, giusto perché così posso visualizzare meglio, di togliere la condivisione dello schermo, Rosa, se non ti spiace, certo. Così riusciamo a vedere solo, riesco solo a vedere meglio. Sì, ecco, devo prendere la barra, dov'è la barra? Ecco, la vedo qui, scusa, non la vedevo più. Grazie. Ce la puoi fare. Questo l'ho tolto di mezzo, mi ha detto. Così mi ha detto. Io ho tolto una tutto, cosa. Sì, sì, assolutamente. Okay, io mentre parlavi, adesso mentre arriveranno le domande, ho fatto una connessione, non so se sia assolutamente pertinente, ma giusto per, come dire, uscire dall'area di comfort. C'è uno storico, Harari, che in uno dei suoi libri, uno dei stessi più famosi, portava nel momento fondamentalmente del Medioevo, quando l'unione fra scienza e potere era diventata particolarmente forte, come chiave di lettura dello sviluppo e della presa, come dire, dell'inizio del colonialismo dell'epoca, che poi si è rivelato portare il mondo occidentale in una situazione di predominanza su altre aree del mondo, non la tecnologia o altro, quanto il cambio di paradigma mentale delle popolazioni europee sul fatto che non si sapesse tutto e che quindi il fatto di mettere in dubbio il proprio punto di arrivo era solo che quello non era il punto di arrivo, ma era una delle varie fasi di crescita che ci poteva essere. Quindi era un cambio di paradigma, un cambio di come si vede appunto la faccia del cubo, che non era più dietro, ma è quella che poi diventa davanti, e che quindi una volta che tu la vedi davanti, poi la riesci a posizionare di nuovo in un'altra modalità. Quindi questo è anche uno stimolo che Harari lo dava come una chiave di lettura del perché la cultura occidentale poi riuscita a imporsi in alcune fasi storiche della storia dell'essere umano. Però l'ho trovato interessante perché alla fine secondo me sono abbastanza vicine queste due interpretazioni, sia nel piccolo che nel grande, comunque siamo tutti sempre esseri umani, quindi i comportamenti un po' si replicano sotto alcuni aspetti. Io chiedo quindi se ci sono delle domande, delle indicazioni da voler condividere. Prima di passare la parola al presidente Fracasso, io volevo solo fare un piccolo, come dire, momento di servizio. Skillab è il nostro ente di formazione dell'associazione, che ha sempre portato tanti elementi di competenza a supporto delle aziende associate e dei collaboratori e delle persone che ne fanno parte. In questo momento, dove appunto ci sono una serie di limitazioni e di restrizioni, continua la sua attività, al di là di questi webinar che noi facciamo con queste pillole, anche poi con dei momenti di maggiore approfondimento delle varie tematiche che ci sono. Quindi io vi raccomando di controllare sul sito di Skillab, dove ci sono tutta una serie di corsi che saranno possibili, sarà possibile la fruizione tramite appunto la piattaforma Zoom o comunque l'e-learning, fra cui anche quello della nostra esperta di oggi,
oggi, che il corso appunto sulla resilienza inizierà settimana prossima, il 20, e ci saranno 4 momenti di approfondimento di queste tematiche con un percorso strutturato per riuscire ad andare a meglio analizzare e capire questi elementi, che ovviamente in questo momento non sono così immediati, perché sono molte pillole tutte insieme e ovviamente bisogna andare ad approfondire e a spacchettare meglio. Un'altra tematica che abbiamo affrontato settimana scorsa, quella sul social selling, sarà affrontata anche quella in uno dei corsi che poi verranno proposti, ma ce ne sono molti altri, quindi io vi raccomando, in questo momento dove comunque abbiamo tanti stimoli molto diversi, comunque di riuscire a focalizzare bene su quello che possono essere degli elementi prioritari, andare appunto sul sito di Skillab e a vedere quelli che sono le possibilità di approfondimento che abbiamo. Appunto, settimana prossima ci sarà quello di Rosa, quindi vi raccomando appunto di approfondire questa tematica con lei e poi potrà dare una serie di elementi in più. Chiedo scusa al Presidente, in questo momento ne approfitto giusto per porre due domande. Allora, mi chiedono delle indicazioni bibliografiche per poter approfondire ulteriormente, quindi magari se vuoi già dare qualche indicazione adesso, oppure comunque magari nelle slide che poi diamo a disposizione me le vuoi aggiungere come ritieni tu. Le prime che posso darvi, che ci saranno anche nella bibliografia, sì, ci sarà una ricca bibliografia, sono i testi di Trabucchi, che trovate anche nelle citazioni delle slide, ce ne sono diversi, non so consigliarvi il più, perché comunque lui aggiorna sempre ed è molto ricco anche di esempi dell'ambito sportivo, quindi potete appunto scegliere tra quelli che vi metterò, io ve ne consiglierò due in particolare. Un altro libro che sicuramente metto in bibliografia è Happy Brain, è un libro di Wendy Suzuki, una neuroscienziata, che parla proprio come uscire dalla zona di comfort, creare nuove connessioni, ci aiuta a diventare più resilienti. Il libro non è sulla resilienza, ma è più, anche se parla molto di strumenti che possono essere utili a risvegliarla. Sempre sul pensiero positivo vi consiglierò dei libri di Martin Seligman. Non ricordo i titoli, e quindi sui titoli che sono un po' smemorata su queste cose, fate fede poi a quello che troverete nella slide con la bibliografia, che vi farà avere Daniela, non so chi si occuperà poi di questo aspetto. Bene, grazie mille. Allora, io vi ricordo che tutti quanti i nostri webinar sono poi messi nel giro di poche ore sul canale YouTube sia dell'Unione Industriale di Torino sia sul canale di Skillab. Tutte le slide poi sempre sul sito, sui rispettivi siti, li trovate, quindi in modalità da poterli consultare anche in un secondo momento. Chiedo quindi al Presidente Giovanni Fracasso di chiudere la giornata di oggi con le sue considerazioni. Nel mentre ricordo solo che settimana prossima, adesso vi daremo poi le indicazioni precise e aggiornate, andremo a trattare alcuni nuovi temi. Adesso, visto che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale questa mattina il decreto con tutti gli strumenti che sono stati attivati per supportare le aziende in questa fase, verosimilmente faremo un approfondimento su questi strumenti e poi invece cercheremo anche di organizzarne un altro con delle tematiche più manageriali e organizzative. Giovanni, a te la parola. La parola, ma non l'immagine, perché non riesco a far ripartire il video. Okay. Ma non è assolutamente un problema. Non mi resta moltissimo da dire, se non il fatto che noi in piccola industria abbiamo sempre approcciato la resilienza dal punto di vista delle aziende e del sistema paese. E questo effettivamente è, credo, un assetto strategico sul quale dovremmo lavorare, perché investire nella resilienza delle nostre imprese significa appunto investire sia nella possibilità di riprendersi da un evento di shock di tipo
idrogeologico, noi avevamo sempre pensato a questo. Tutto questo nasce con il sisma del centro Italia e le conseguenze che questo ha portato alle aziende e contemporaneamente e conseguentemente alle popolazioni. Nasce dalle parole del presidente Costa subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, prima le fabbriche e poi le case, perché se io ricostruisco le case ma non do la possibilità di lavorare alle persone, ho fatto un lavoro inutile perché queste persone crollano, mentre se io do lavoro alle persone, le persone poi ricostruiscono le case. Allora noi avevamo sempre pensato alla resilienza delle aziende come capacità di riprendersi da eventi negativi di tipo idrogeologico, diciamo così, quindi sisma, alluvioni, eccetera, cosa a cui purtroppo nel nostro paese siamo abbastanza usi, anche se non abituati. Nessuno di noi aveva mai pensato a un evento di questo tipo, che è una catastrofe addirittura planetaria e che non risparmia nessuno, ma che nella quale ciascun paese si sta muovendo in maniera diversa. Tutti i colleghi mi dicono, i miei concorrenti tedeschi stanno lavorando a pieno ritmo, cioè, il presidente Pasini che l'altro ieri mi diceva io ho 3 impianti, 2 in Italia e uno in Germania, i 2 italiani sono fermi e quello in Germania lavora su 3 turni, come la mettiamo qua? No. Le dicevo, quindi ciascun paese sta rispondendo in maniera diversa e ciascuna impresa è chiamata a rispondere al meglio delle proprie capacità. Non ultimo, lo shock non è solo di tipo sanitario, ma ahimè di tipo finanziario. Ora c'è questo decretone, le prime valutazioni assolutamente parziali che ho avuto sono che per ottenere la famosa garanzia statale attraverso SACE, ottenere quella roba lì non sarà certo una passeggiata di salute, non ci sarà nulla di semi-automatico o di automatico, ma ci vorrà un sacco di tempo. Quindi di nuovo la capacità di riprendersi dalle nostre imprese dallo shock finanziario non sarà, diciamo così, più di tanto supportata da un aiuto esterno, no? Dobbiamo a quanto pare concentrarci sulle nostre risorse interne. E tutto questo oggi mi fa riflettere che non possiamo prescindere nel parlare della resilienza delle imprese dal fare delle valutazioni sulla resilienza dell'imprenditore, che non è solo una capacità di far fronte magari col patrimonio personale o familiare a una difficoltà finanziaria dell'azienda o con risorse di altro genere, ma è proprio, io credo che l'intervento di oggi lo abbia evidenziato molto bene, almeno lo ha fatto capire a me, è proprio l'andare a costruirsi e a trovare dentro di noi le risorse per ripartire da una situazione inattesa, completamente inattesa di shock, come quella che ci stiamo tutti quanti noi trovando di fronte. Personalmente farò una riflessione molto profonda su questo e credo che sarebbe molto utile, Daniela, se possiamo continuare ad approfondire anche collettivamente questo tema. Ringrazio tutti quanti e auguro un buon lavoro a tutti, faccio i complimenti a Rosa che ci ha guidato oggi in maniera molto efficace in questa breve riflessione. Grazie. Grazie Presidente. Buona Pasqua a tutti anche da parte mia, non l'ho detto. Grazie. Grazie, anch'io mi unisco agli auguri di Buona Pasqua e ci sentiamo per il prossimo appuntamento e nel mentre appunto ci lasciamo con questo bel compito a casa che Rosa ci ha lasciato in questi giorni di Pasqua, che saranno vissuti in maniera forse più intensa che altri anni. Grazie ancora e Buona Pasqua a tutti. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie.